Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter. Quest'oggi, come al solito, ormai sto lasciando il mouse sempre in giro, ma va bene. Comunque, ci tenevo a dirvi che è una nuova seduta di registrazione e che ormai, insomma, avrete capito, è un po' di settimane che facciamo uscire Fallout Shelter. Avrete capito che non ricordo assolutamente nulla di come avevamo lasciato la situazione. Per fortuna che durante la settimana, con i commenti vostri e risposte varie che ricevo, mi segno qualcosa che dovrò fare, neanche riesco a parlare. È sabato mattina, signori, dopo un venerdì sera impegnativo. Comprendiamoci a vicenda e tutto andrà per il meglio. Entra nel Vault 210 e poi vedremo esattamente cosa dovrò fare. Oh sì! È uscito l'aggiornamento. Non so cosa ci possa rappresentare, però. Eccoci qui. Oh, figlia. Figlia. Beh, abbiamo stranamente un paio di signorine che vogliono entrare. In realtà le richieste credo le abbiano fatto. Sì, le abbiano fatte i loro rispettivi compagni, ma a noi ci va bene comunque, così almeno abbiamo qualche signorina nel Vault 210. Quindi Chicca Portego, però con la P cortesemente maiuscola. Grazie. E ok. Ho detto ok. Ah, che ci si è sbuggato forse questo? Bah, non saprei. Comunque i soldi ci li prendiamo Cos'era questo rumore? Ok, comunque stavo dicendo, c'è stato l'aggiornamento. Ma oh, il figlio di Enigma e Cincio, che non ha una maschera addosso, stranamente. Allora, il primo signore che abbiamo in alto, e ribadisco ulteriormente nel caso vi siate persi qualche episodio, non sto più tenendo conto delle mansioni, i lavori e quant'altro, mi spiace molto, ma quantomeno sarete dentro al Vault. Giovanni Gregorani dovrebbe essere. Gregorani. Ok. E ho detto ok, anzi fatemi anche come al solito segnare queste cose perché sennò poi ovviamente me le perdo. E ho notato, riguardando una registrazione, che ogni volta che segno queste cose, ovviamente io giro la capoccia, per cui si sente tutto molto male quando parlo. Sì. E oh, abbiamo anzi, la figlia di Stefano e Nerissa, che però non potrà acquisire il cognome di nessuno dei due perché ho un'altra signorina che dovrebbe entrare, anzi, senza dovrebbe, che entrerà in questo momento, che è Maria Signor. E ok. Bene, mi sa che avremo anche qualche altro bambino in tutto ciò. Notate qualche cambiamento particolare con l'aggiornamento? Mi è stato detto che ci saranno abilità e quant'altro, ma non so se devo ricom... Oh, abbiamo ancora Ciriola là fuori, va bene. Non so se devo ricominciare da capo, in questo caso non ho null'altro da aggiungere, se non, quindi portiamo avanti Slomp. Ok. Dico perché ci stava tipo Mr. Sandman, ho visto un sacco di cose interessanti sui video, ma penso che utilizzando il mio vecchio Vault non ci siano queste cose? Dovrebbero anche essere lootabili i predoni. Ok, abbiamo già, vedi, Susanna Rosignoli nemmeno è arrivata che già sforna pargoli. E questo pargolo potrebbe benissimo essere Gino Pino. Ok. Continuiamo a segnarci che abbiamo messo sia Maria Signor. Ragazzi, sapete che siete veramente tanti? Non so se ve ne foste mai accorti precedentemente, ma siete veramente tanti. Ora, non ho ancora finito di raccattare tutte le cose che stanno sparse. Ragazzi, Dorothy, un'altra della famiglia Guidotti, facciamo, aggiungiamo la Guidotti, va bene. Comunque, Martina non ha partecipato moltissimo, mi pare, è tutto roba di Wolf qua, com'è possibile? Va bene, non facciamoci troppe domande. Ok, che abbiamo ancora gente che si è allenata, bravissimi. Qua così dovremmo adesso con il ragazzo o ragazza che arriverà dalla radio arrivare agli 80. E voi potreste pensare che fosse casuale, ma vi assicuro che non lo era. Anzi, già siamo arrivati a 80 adesso. Ah! La figlia di Cirolina prima e Filoforte.
Beh, in questo caso sarà Cirolina seconda, mi spiace, Filo, ma chi meglio di una Cirolina due la vendetta? Seconda. Ok. Evviva! Altra dinastia Ciriola che avanza. E qui intanto Fortuna che sale. Che stanza bloccata avevamo? Diceva stanza bloccata. Oddio, e quanti ho fatto figliare? Ok. Debra Ferrari mi sta bene. Ok. E abbiamo sbloccato la stanza, sì. Non mi trovo più con lo zoom out perché abbiamo troppe stanze. Ok, allora, Ciriola, tu che avevi? Roba interessante aveva Ciriola. Quindi, questi ad esempio li potremmo vendere. Queste le carabine BB sicuramente le possiamo vendere. 4-6, ma teniamolo. Vendiamo, vendiamo, vendiamo. Questi li teniamo. Sono tutti 6 o 6-7, sì, questa la vendiamo. Idem, 6-8. Ah, questi sono meglio. Queste le teniamo, tenuta dalla zona, non ne sto mettendo così tante. Questa la vendiamo. Vendiamo, vendiamo. Queste come backup per ora teniamole. E abbiamo anche tanti soldi, notavo. E raccogli. 8210. Oh, attenzione! Vendi 10 armi o vestiti ci dava un lunchbox. Ma dammi il lunchbox, maledetto, ok. Adesso vediamo tutto. Inizio ad andare in confusione. Intanto Ciriola lo facciamo tornare ad allenarsi. Non so. Mi sembra che fosse piena la stanza. Sì, è piena. Chi farebbe uscire in automatico? Wolf. Non sono sicuro di questa scelta. Davide Guidotti però è quasi al massimo. Beh, Wolf, sì, gli stava allenando Fortuna, ma veramente gli servivano tante cosette. È bene armato. Sapete che vi dico? Che al momento... Dove sta andando? Va bene, scarafaggi ce la dovrebbero fare. No. Al momento avevo un piano. Dove sta Wolf? Wolf, tornami pure di qua, perché Ciriola lo mando al bar. E Cannon che si stava allenando, ma ci siamo fatti un patto che, visto che tanto che non ci vediamo io e Cannon, ci saremmo andati a prendere una birretta insieme. Almeno nel mondo virtuale si può ancora fare senza troppe difficoltà. Ok. Ora, con molta calma. Va bene, intanto facciamo così. Prendiamoci quest'altra persona, Evelyn Ward, che ci prenderemo esattamente così come ci viene fornita. E andiamo a 82 persone. Comunque, ribadisco, io non so come funzioni questa roba dell'aggiornamento con le modalità nuove e tutto quanto, ma nella selezione del volt non mi si era palesato niente di quel genere. Per cui poi, insomma, andremo a vedere insieme, magari, o meglio ancora, mi direte voi come funziona il tutto. E al momento mi serve ancora gente con forza. No, in realtà no. Dammi una neutra armatura da battaglia con un fucile a canne mozze. Why not? E anzi, sai, ti dico, la butto qua. Proprio così, senza allenamento, sì. Mi piace. Giusto per contribuire un poco. Ora, noi avevamo sbloccato quale stanza in tutto ciò? Avete fatto tutti i livelli che dovevate fare? Tutte cose. No, qua, qua. Sì, senza tutto lo zoom out ho difficoltà a vedere il nostro vault. Ora, abbiamo sbloccato il purificatore d'acqua, che costa 1200 e che potremmo mettere qua sotto in realtà, eh. Intanto mi pulirei il livello. Ok, qua è bello pulito, perfetto. Ora, prima di procedere oltre, vediamoci questo lunchbox. Carabina, Tappi, Cibo, Joan Brooks, intelligenza al suo apice.
ma anche forza, poca fortuna. Va bene, niente di eccezionale, direi. Speravo sempre in un qualche tipo di handyman o simili, ma va bene. Vediamo invece pure il vestito che ha. Adesso intanto buttiamolo un attimo qua, perché questo vestito è particolare, quantomeno. Ogni volta che facciamo entrare qualcuno, oltre al fatto della radio, stiamo rischiando che ci entrino Deathclaw a gamba tesa, ma questo è un altro discorso. E Wolf, non ti avevo detto per caso di tornare ad allenare Fortuna? Se non l'ho fatto, mea culpa, ma devi tornare ad allenare Fortuna. Poi, John Brooks ha un vestito che dà percezione 4, 4 e Fortuna 1. Questo percezione 4. Ah, Alex! Mi ero segnato qualcosa per Alex. Devi tornare ad allenare Endurance. E avevo messo qualcuno qua che non si meritava di stare qui. Probabilmente Beverly Slump. Forse. Perché mi hanno detto che era una ragazza. Per cui, Alex, ti sposto Ah, vi siete accorti che Enigma non è più bloccata? Sì, l'ho sbloccata il giorno stesso dell'ultima registrazione. Semplicemente ho dovuto chiudere e rientrare e sono riuscito a sbloccarla. Fammi selezionare che dico io. Beverly e Alex. Ok, anche questa è fatta. Altri level up. Comunque, se facessimo adesso quell'altro purificatore, che vorrei farlo, vorrei farlo, ma ci serve? Probabilmente no, vero? Probabilmente no, ma il fatto è che non ci rimangono comunque molte altre cose da costruire. E infatti temo che la serie, tra non troppo in realtà, rischia di chiudere. Questo ci fa sia cibo che acqua. Quello fa tutto, la nuca cola. Facciamo un purificatore. Almeno da due. Non penso di farlo da tre. E chi ci possiamo passare? Delle elite della percezione. Quindi percezione. Abbiamo Emma, Flavio e Gioforchio. Allora, Emma. In realtà ne metterò solamente due persone adesso qua. E abbiamo anche Gioforchio a 10, sì. Gioforchio non si è più fatto sentire, per cui per ora rimarrà signorina. Questo ormai si è capito. E avevamo altri che si allenavano a percezione, ma non sono ancora maxati del tutto. No, va bene. Per ora la terremo così. Poi vedremo. E ora abbiamo un po' di armi fiche che dovremmo iniziare a distribuire. Soprattutto quella che aveva trovato Ciriola, quella, la specie di arma laser. Che vorrei darla ad Alessia. Ad essere del tutto... No, buono, non voglio fare questo, fermi. Dove stavano? Abbiamo... Questa la voglio vendere. Sì, grazie. Ma armi 4-6 in realtà sta sotto i nostri standard. Abbiamo dei standard di qualità e sicurezza molto elevati nel Vault 210. E abbiamo un sacco di armi che al momento non ci servono, ma poi a tutti quei bambini forse potremmo iniziare ad assegnarne un poco. Quindi in realtà voglio dare la pistola al plasma perfezionata e abbiamo tre pistole laser da 7 danni, che sicuramente sono meglio di altre cose che abbiamo dato in giro. Per cui... Alessa Crane aveva 8-9 e gli do 11-14. Guarda che upgrade, Alessia. E non venire più a lamentarti, mi raccomando. Non abbiamo nient'altro che dia più carisma in questo senso, vero? No. Niente, non ho ancora di upgrade decenti per voi di qua. Poi a Umberto Toletti gli diamo... fucile d'assalto. Loro comunque sono sempre i primi a essere attaccati, per cui è importante che abbiano delle buone armi. Da 7 o 6-8? No, lasciamo 7. Stessa cosa vale per la cucina, in realtà, che è sempre... No, non è la seconda la cucina. I Deathclaw vengono qua, poi scendono e vengono qua. Per cui iniziamo ad armare più seriamente loro. 6-7 o di meglio. 5-7 ho sicuramente di meglio.
E qui che abbiamo? 6-8, non penso di avere di meglio. Puoi tagliare la pistola, ma no. Qui ho sicuramente di meglio. 7. E dovrei avere di meglio anche per l'abito, signorina Jane Sanders. Sì. Ne avevo anche altre di... Sì, ce l'avevo. E per Franco Maria, intanto ormai non stanno più uscendo molto, purtroppo, per cui finché non esce, diamogli abiti che abbiano più senso. Basta così, direi, vero? Sì. E potrei fare sempre il lavoro a cascata di migliorare le armi. E sapete che vi dico? In realtà va fatto. Per cui questa volta fatemelo fare. Perché stiamo iniziando a subire attacchi di Deathclaw. E forse è il caso. Visto che non mi sembra che arrivino mai oltre il terzo piano già. Cioè, riusciamo a ucciderli abbastanza velocemente. Magari non tanto velocemente quanto mi avrebbe fatto piacere, ma. Dobbiamo comunque continuare sempre a migliorarci. 6-8 va bene. 5-6 ti diamo un 6-7. 5-6, 6-7. 6-8 va più che bene. E poi da qua scendono e vanno al generatore, se non erro. Quindi Marta Tuliani da 4 passi a 6-7. Molto meglio. 6 ti diamo un 6-7. A Roberto Calì. 6. Cos'è sto rumore che ogni tanto arriva? Non capisco. Cioè. Forse ha a che fare con l'aggiornamento. Quindi succede qualcosa, ma non so cosa. Fatemi sapere che succede. E ormai oltre al 6 non abbiamo nulla, vero? Credo di no. Va bene, per ora abbiamo fatto tre piani di miglioramenti vari. Il purificatore qua sotto potremmo pensare di migliorarlo. Ma in realtà no, perché non mi sembra che abbiamo particolari necessità al momento. E anzi, mentre qui abbiamo... Cioè, in realtà ho attacco dei predoni. E abbiamo lasciato la signorina qua. Va bene. E Ciriola un attimo si distacca. Stavo dicendo che con Kenno ci saremmo dovuti fare una bevuta assieme, ma in realtà... Sto mandando Alessia, sì, perché gli ho dato l'arma sborona. In realtà, io stavo shakerando e lui beveva. Mi sembrava che in qualche modo la situazione non fosse equilibrata. Ciriola, tu stai andando? Ma che sta a seguire le donzelle? Non lasciare Alessia da sola, che non mi sembra un comportamento adeguato. E soprattutto tu sei irradiato, perché? Lancio... Un po' lungo, ma non ha neanche ucciso nessuno. Va bene. Sono finiti? Benissimo. E sapete che vi dico? Visto che Ciriola già ce l'ho qui in alto, voglio che arrivi a livello 50. Ergo, mandiamolo in volata. Che dite? Non ha molta endurance lui ancora. Facciamo un giorno e mezzo. Ma sì, facciamo un giorno. Già era sceso. Sì, sta a metà di endurance ancora. Facciamo un giorno e mezzo. Cannon, che ha bevuto abbastanza, l'aperitivo è durato assai. Lo facciamo tornare. Era sull'agilità lui, vero? No? Sì, era sull'agilità. Tornate ad allenarsi. Qui sotto sono successe cose nel frattempo. Sì, qualcosa. Anshan ci ha livellato a livello 10, ottimo. Producono molto velocemente qua sotto comunque, questo va detto. E il fatto che siano così in basso, oddio, questo zoom sembra che volino. Il fatto che siano così in basso spesso mi farà perdere di vista il fatto che ci siano. Ora, questi soldi che abbiamo da parte, in cosa sarà meglio utilizzarli? Upgrade forse? Di che soprattutto, visto che... Stiamo abbastanza bene su tutti i fronti. Bene, ci penseremo più avanti in realtà, perché per oggi credo proprio che sia tutto. Bene, io continuo a raccattare un po' di roba sparsa ormai, facendo... Ah, dobbiamo dare un senso, uno scopo a John Brooks. Va bene, lo faremo nel prossimo episodio. A presto.